Oggi abbiamo inviato al Comune di Fano, come Regione Marche, la convenzione da dover firmare congiuntamente in modo da poter poi attuare una progettazione complessiva di tutte le opere a difesa della costa a nord di Fano, ed esattamente dal torrente Arzilla fino a Fosso Seiore. In quella zona ci sono una serie di scogliere, diciamo, usurate nel tempo, che vanno sicuramente in parte ripristinate. C'è una zona dove le scogliere proprio non ci sono, quindi la costa non è difesa. E ci sono alcune altre zone dove probabilmente le scogliere vanno un po' modificate. Noi abbiamo bisogno oggi di avere una situazione complessiva con un progetto complessivo che preveda tutto quel tratto di territorio, in modo che appena questo progetto sarà redatto possiamo chiedere, sempre con fondi ministeriali, un finanziamento pari a 4.400.000 euro per la sistemazione complessiva di tutta quella area. Quindi stamattina noi abbiamo inviato al Comune di Fano la convenzione che il Comune di Fano dovrà reinviarci firmata, e conseguentemente la firmeremo poi come Regione Marche. Questo vuol dire dare al Comune di Fano 233.000 euro per la progettazione complessiva e dentro 3 anni avere la progettazione ed il completo finanziamento di tutta quella zona. Quindi ancora una volta un intervento molto urgente e necessario per il litorale della nostra regione, in questo caso per il litorale della zona nord di Fano.